Amici di WebLab TV, eccoci di nuovo in diretta sulla nostra rete. Siamo con Lunatica on the radio. Oggi sono da sola ad affrontare questa puntata. Abbiamo appena ascoltato le Scubic di Sabrina De Mitri, che è con noi. Sabrina, benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti. Come mai hai scelto questa canzone per iniziare? Perché è una canzone abbastanza mutevole ed è una canzone che mi piace riproporre in diverse vesti. È strumentale ed è nata proprio da quello che più mi piace fare, cioè creare estemporaneamente dei brani. E fu così, è stata proprio una jam session con me stessa. E attualmente questo brano lo ripresento con dei temi diversi, quindi parlando di tematiche a me care, tra le quali la figura della donna durante i secoli e la sua stereotipazione e quello che poi sono gli archetipi che riguardano anche la figura femminile. Quindi e ultimo ma non ultimo, le Scubic è comunque un brano che dedicai al mio gatto Scooby, coloro che sono Scucci. Poi se volete vi spiego meglio cosa vuol dire essere Scooby. Beh sì, sono curiosa. Essere scubico significa essere qui se non vuoi sto bene lo stesso. È uno di quegli esseri che può essere sia un essere umano che un essere vivente in generale, che non dà fastidio e non vuole dare fastidio, però la sta lunga. Beh, un osservatore della vita che sta lì e guarda quello che gli accade intorno senza agire. No, agisce, è anche molto saggio e insomma sta bene ovunque sta, basta che non gli rompi le scatole. Ho capito. Da dove nasce la tua passione per la musica? Da dove arriva? La passione per la musica è nata molto spontaneamente. Adoro la radio, quando ero piccola mettevo le canzoni che passavano, cioè ascoltando la radio facevo finta di suonare degli strumenti musicali immaginari, oppure mi costruivo, che ne so, una batteria fatta con le pentole, avevo una chitarrina giocattolo, un sassofonino giocattolo, il microfono lo facevo con la colla stick, non so se ve la ricordate, quella gigante, e l'avevo raspata tutta per non far vedere che fosse una colla stick. E poi ho conosciuto la batteria, ho iniziato a fare un corso di batteria quando avevo 10 anni, a 12 anni il sassofono, ed è lo strumento che mi ha accompagnato principalmente nella mia carriera musicale. Dopodiché ho conosciuto l'arrangiamento e quindi il pianoforte, ho cominciato a comporre, ho cominciato a cantare, a esprimermi anche attraverso la voce, quindi, ed è una mia amica la musica da sempre, è una necessità anche. E quindi così, questa è la mia storia più o meno. Beh, una passione per la musica fin da piccola. Senti, come gran parte di noi ha vissuto un po' l'evoluzione della musica, quindi si è passati dal vinile e dalle musicassette ai CD agli MP3 e adesso c'è Spotify. Secondo te è un com'è essere artista con Spotify? Ma guarda, ti dirò, io Spotify onestamente non lo capisco molto e quindi preferisco ancora onestamente altri canali dove si può anche vedere la musica che ascolto, per esempio, perché anche la parte visiva è un'arte e quindi preferisco anche vedermi semplicemente un video su YouTube, per esempio, che ha una semplice immagine.
e farmi i miei viaggioni. Spotify, a parte il fatto che ti mette un sacco di pubblicità quando non paghi, e questo è tremendamente irritante per me, e è comunque un mezzo dove veramente puoi incontrare tantissimi artisti. Basta semplicemente che Spotify si studi l'algoritmo e quindi tutti i tuoi generi preferiti, quindi per questo è tanta roba, nel senso è utile, è comodo. È che io non lo frequento molto. Vabbè, è vero, Spotify è un calderone immenso di tanti generi. Senti, ma quando tu torni a casa stressata dalla vita di tutti i giorni e vuoi prenderti quell'angolino, quel momento di relax, cosa c'è nella tua playlist? Nella mia playlist c'è da Eric Badu a Hayatsu Kaiyote, che è un gruppo fortissimo per me, la voce della cantante e chitarrista è favolosa, e poi ci sono i Fat Freddy's Drop, c'è Childish Gambino, ce ne sono tanti in realtà che potrei nominare che in questo momento mi sfuggono. C'è Akuanaru, da anche Janis Joplin e la Fitzgerald, oppure i classiconi per noi sassofonisti, quindi Coltrane, Charlie Parker. Quando in realtà voglio essere un po' più energetica mi metto un bel po' di funk. C'è dell'hip hop, quindi Dr. Dre, oppure che ne so io, i nuovi gruppi che stanno nascendo anche nella scena hip hop. Mi vado a cercare le cose un po' più particolari. Sto riscoprendo anche Alicia Keys, che ho scoperto che in realtà ha composto la maggior parte dei ritmi dei suoi pezzi, e quindi usando la stessa macchina che utilizzava tempo fa Jay Dilla, che è un altro produttore hip hop. Mi piace tutta la musica che mescola, che vuole essere contaminata e che contamina. Beh, un bel mix di cantanti. Noi siamo arrivati più o meno alla metà della nostra intervista. Ascoltiamoci il secondo pezzo che hai scelto. We'll be right back.
E rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo appena ascoltato Flo. Sabrina, da dove nasce questa canzone? Una canzone che mescola diversi testi scritti qua e là, anche semplicemente con la penna. Ed è una canzone che ho sempre visto come una canzone molto reggaeggiante, proprio di quelle che ti fanno un po' molleggiare. È una canzone che poi ho finito di comporre e pubblicato l'anno scorso, a luglio, il 23 di luglio, e c'era proprio la necessità di raccontare e di invitare la gente a seguire il flusso degli eventi e quindi di cercare nelle proprie passioni, nei propri hobby o in tutto ciò che è bellezza per bellezza soggettiva ovviamente, di cercare di seguire questo flusso e di seguire se stessi attraverso l'espressione sempre di sé. E ovviamente per me è la musica e quindi in questo pezzo dico che la musica per me è la spacciatrice di buone vibrazioni. E in più ci ho voluto aggiungere anche l'ambiente in cui vivo. In questo momento vivo in Valle d'Itria, ci sono dei posti meravigliosi e il video è, diciamo, ambientato in uno di questi posti, una masseria che è qua nei dintorni, fatta completamente di trulli che sono tipici da queste parti, con una visione, perché su un colle, quindi è molto bello, si vede anche il mare in lontananza, è un posto molto suggestivo. E quindi ho voluto, diciamo, la ciliegina sulla torta, diciamo che è stato appunto il video e l'ho utilizzato anche come ringraziamento, perché in questi 2 anni in cui tutti siamo stati un po' sballottolati dagli eventi, questi posti mi hanno aiutato a seguire il flusso. Certo, anche perché stando in luoghi poco abitati alla fine, piccoli paesini e con grandi spazi, la possibilità di fuggire in mezzo alla natura era favorita rispetto a chi ovviamente si trovava a vivere quello che gli eventi in una grande città. Questo è chiaro. Senti, sei una scrittrice ordinata o disorganizzata? Sì, perché io ho visto che fai un po' di tutto, quindi scrivi musica, scrivi libri, in generale, che fai? In realtà sono molto disorganizzata, sì, hai proprio ragione, cioè ci hai proprio azzeccato, sono disordinata, quindi io scrivo, lascio lì e poi magari ci torno, poi magari scopro dei testi o delle poesie o dire dei racconti che avevo totalmente rimosso e dimenticato, quindi sono veramente poco organizzata. Anche un po' procrastinatrice. E quindi rimando un po' al domani quello che potrei fare oggi, ma perché poi vengo coinvolta da altre cose interessanti che mi capitano e quindi magari dico ok, va bene, oggi faccio questo, poi domani ci penso a quest'altro. Quindi è un po' così, va un po' così. Senti, se dovessi fare il fit della vita, con chi lo faresti? Domandona, Ce ne sono tantissimi con cui vorrei fare il feat. Alcuni sono già successi e ho messo proprio il kick, come si dice in inglese. Fatto, questo l'ho fatto. Italiani o stranieri? Ti lascio ampia scelta. Italiani, stranieri, vivi, non più su questo mondo. Ti lascio a 360 gradi, puoi spaziare, perché oggi con le nuove tecnologie tutto è possibile. A voglia. Di non più presenti su questa terra, Bob Marley tutta la vita. Che nome che hai scelto, hai proprio puntato al massimo, insomma. Sì, di presenti in questa vita ce ne sono due. Ce ne sono due, forse tre, posso? Mai, assolutamente! Erika Badu, che è proprio Empress, imperatrice, per me, e Carmen Consoli, che anche lei è la cantantessa delle cantantesse,
E poi Daniele Silvestri, ma anche Caparezza, a dire la verità. Sì. Beh, se ci state ascoltando, qui abbiamo Sabrina che vorrebbe fare un fit con voi, quindi fatevi vivi. Fatevi vivi, dai, altrimenti vi raggiungo io. Prima ovviamente il Bob Marley, tu fatti vivo, è un po' un paradosso, però se ci sei batti un colpo, come si dice. Oddio, potrebbe essere abbastanza spaventoso, però sai, potrebbe uscire fuori qualcosa di veramente particolare. Mamma Senti, mia. Sabrina, hai qualcosa che sta bollendo in pentola oppure sei in un attimo di relax? Sta bollendo in pentola, sì, c'è un singolo che uscirà il 22 di aprile, che si intitola The Moon, e che è al contest di Lunatico dedicato appunto a Lunatica, perché ovviamente si parla di Luna e quindi come non dedicare a Lunatica The Moon. E quindi uscirà, sì, il 22 di aprile, non vedo l'ora, e nel frattempo sto lavorando a terminare l'EP, che non so in realtà se pubblicherò come EP oppure faccio la Giovanotti che pubblica solo singoli e vado avanti a singoli, questo ancora lo devo capire. Però sì, questo. E poi c'è un progetto, sempre il progetto da solista che sto ampliando con nuovo materiale, e un progetto con un collettivo che mescola un po' le arti, dalla musica all'arte circense, al teatro, alla danza, e questo è molto interessante, mi sta prendendo molto, e abbiamo già qualche festival in programma, e quindi stanno iniziando anche ad arrivare i festival, sia come solista sia con il collettivo, quindi non vedo l'ora di partire. Beh sì, anche perché è un sinonimo di ripresa sotto tutti gli aspetti. A voglia, a voglia. Senti, le ultime due domande importantissime. Intanto, dove i nostri ascoltatori possono trovare i tuoi brani? E poi dove possono seguire te? I miei brani si trovano anche su Spotify, su Spotify, su YouTube, su iTunes, su Bandcamp. C'è il mio primo album che potete assolutamente scaricare gratuitamente se volete, si intitola Timeless, e potete anche trovarlo su YouTube, quindi se vi piace poi potete scaricarlo su Bandcamp, e se volete lasciare anche un'offerta, non è che mi fa schifo, insomma. Beh, giustamente. E dove, come mi possono trovare? Ah sì, anche su i miei brani si ascoltano su queste piattaforme e anche altre. Mi potete trovare come Sabrina De Staccato Mitri e su tutte le piattaforme, quindi c'è il mio faccione col sassofono e riuscite a contattarmi. Senti, noi siamo arrivati quindi alla fine della puntata e colgo l'occasione di salutare anche la nostra Giulia Massarelli per il Lunatica Contest. Ciao Giulia! Esatto, che spero ci stia ascoltando. E le facciamo, come si dice a Roma, tirare il collo fino a che non la salutiamo, perché magari lei sta lì, sente il saluto all'inizio e poi scappa, e invece noi la teniamo incollata alla radio. E la prossima canzone che tu hai scelto, quindi l'ultima canzone, è The Truth. Perché hai scelto proprio questa di canzone? Perché è stato il mio inno durante il periodo del confinamento, mi sono decisa a pubblicarla semplicemente fatta dal vivo con un semplicissimo ghitalele, che è un ukulele a sei corde, per chi non lo sapesse, ed è solo voce e chitarrina, ed è stato proprio quello che mi ha sollevato il morale durante quel momento. È un inno alla verità, e la verità per me è l'amore, quindi metterci amore in tutto quello che fai, donare amore a chi ti sta attorno, cercare di anche semplicemente mangiare con amore un piatto o bere con amore un bicchiere d'acqua. Ecco, quindi quello è stato per me l'inno vero del periodo di confinamento, e quindi ho voluto chiudere con questo brano augurando a tutti di trovare la propria verità. Allora Sabrina, io ti ringrazio per averci tenuto compagnia fino ad ora. Grazie, ringrazio i nostri ascoltatori, e adesso The Truth. Rimanete su Web Live TV, a presto. Presto.
And a third deep breath, and you will find a way, and I find that everything's so